Amici, diciamo come una giornata, quella di oggi, è un po' da magone, diciamo così, anche per i cristiani, perché è la giornata dell'addio ufficiale del Papa Benedetto XVI, che oggi lascia la Chiesa guidata per tanti anni. È giornata quindi dove tutto il mondo parla di questo, ne parliamo anche noi e ringraziamo ovviamente il Vescovo Diego Coletti che ci ha concesso qualche minuto per fare una riflessione, anche perché il Vescovo Coletti è andato proprio a Roma e ha incontrato il Papa pochissimi giorni dopo che lui aveva dato questo annuncio shock, lo definiamo così. Allora, un po' di magone oggi c'è, Sì, Vescovo. è una carica affettiva molto grossa. Devo dire che stiamo vivendo un momento storico che da molti secoli non avveniva e che indica in questo Papa una determinazione che dietro alla sua apparente timidezza o fragilità ci ha fatto capire molto della sua generosità, della sua fede e anche del suo coraggio, perché come lui stesso ha detto nell'ultima udienza tenutasi ieri in Piazza San Pietro, questa è stata una scelta che gli è costata preghiera, riflessione, Lui l'ha definita anche meditazione. grave la cosa, mi ha colpito molto questa Sì, cosa. ma è consapevole, lo era anche nel momento di prendere questa decisione che avrebbe suscitato anche critiche, difficoltà, problemi di tipo disciplinare, forse anche di tipo teologico, ma io credo che sia una cosa anche molto, interessante sulla quale riflettere, cioè il Papa non diventa un ex Papa, non diventa neanche un Papa a riposo, diventa un Papa che, preso atto della misura delle sue forze, delle sue capacità, come un buon papà di famiglia si mette da parte e aspetta che uno dei suoi figli più adulti e più responsabili prenda in mano la situazione della famiglia, senza per questo rinunciare al suo amore paterno, alla sua presenza e al suo sacrificio personale per il bene della famiglia. Anzi, fa questo gesto, come il Papa ha ripetuto più volte, fa questo gesto proprio per amore della Chiesa, non per tirarsi indietro, non per cercare una nicchia di Sì, lui riposo. lo ha ammesso. Ecco, quando l'avete incontrato, quindi pochi giorni dopo, lei ha fatto sapere che lo ha trovato comunque sereno, no? In questa Sì, l'ho decisione che lui. trovato sereno e anche determinato, con il suo solito sorriso sulla bocca, con la sua attenzione anche a noi. Eravamo una quindicina di vescovi lombardi, delle diocesi lombarde, incuriosito, cioè non assente, non disinteressato. Incuriosito, ha cominciato a dire che la Lombardia è il cuore credente dell'Europa. E allora io gli ho detto: Santità, probabilmente lei intendeva farci un complimento. Io però prendo questo come una responsabilità, come una grave responsabilità che abbiamo sulle spalle di mantenere una fede certamente molto ricca, molto aperta a tante possibilità di futuro, ma anche delicata e che va seguita. Fatto questo discorso, il Papa, di 5 minuti, il Papa mi ha guardato e mi ha detto: le sue parole mi hanno incoraggiato. E questa espressione mi ha fatto felice, devo dire, perché pensavo di aver detto una cosa abbastanza serena, ovvia. Sono contento di aver potuto incoraggiare il Papa in questo momento così delicato della sua vita. Quindi, Monsignor Coletti, è una giornata comunque, oggi come l'ha definita lei, storica, no? Ovviamente, perché tutto il mondo guarda alla Città del Vaticano, a questo addio, insomma, ma mai successo nei tempi recenti, nei tempi moderni, no? Sì, Concorderà? io credo che la svolta storica della quale siamo spettatori e in qualche modo partecipi ci richieda anche una partecipazione attiva, e in questo senso io ho chiesto alla diocesi
una preghiera prolungata. Anzitutto questa sera ci troviamo in Duomo per un'ora di preghiera A silenziosa, che poi ora? A che ora lo lo faccio? facciamo dalle 19 alle 20 ci sarà questa preghiera silenziosa, e Ok. poi alle 20, che è il Il momento momento esatto in cui esatto. termina il servizio attivo del Santo Padre, diremo un rosario per lui. E poi ho chiesto alla diocesi di mettersi in preghiera dal 24 di questo mese fino al 24 del mese prossimo, che è Settimana la Santa quasi, settimana, no, la praticamente. settimana in albis, la settimana Quello. dopo Pasqua, perché adesso il pensiero deve andare anche a quel poveretto che sarà eletto dai cardinali e che sentirà sulle sue spalle arrivare il peso e la responsabilità delle chiavi del regno. Io credo che quest'uomo meriterà comunque un affetto, direi, in anticipo, un affetto gratuito e di accoglienza e di sostegno nella preghiera e nella fraternità, perché un po' come sempre, ma oggi in modo particolare per la complessità di tanti problemi, assumere il servizio della carità di tutte le chiese cattoliche sparse nel mondo sia un compito gravissimo e pesantissimo. Per fortuna che c'è lo Spirito Santo che aiuta, sostiene e orienta. E le chiedo un'ultima cosa, sarà un conclave veloce, breve, lungo, secondo lei? La Difficile. domanda da 100 milioni di dollari. Sì, è difficile dirlo perché i cardinali avranno anche l'occasione di ritrovarsi prima, di dialogare tra di loro come è normale, ovvio, in una condizione di responsabilità come quella che vanno ad assumersi. Poi si tratterà di vedere se abbastanza rapidamente troveranno una convergenza oppure se soltanto attraverso un lungo periodo di riflessione, di dibattito. Devo dire che negli ultimi conclavi che io ricordo, la sorpresa è stata sempre quella della brevità. Non ci sono stati Vero. conclavi particolarmente lunghi, anche in momenti di difficile sostituzione, come quella di Paolo VI, come quella di Giovanni Paolo II. Esatto, Ci si aspettava chissà quale travaglio nel conclave, invece la cosa si è determinata in tempi direi quasi rapidi. Speriamo che anche questo avvenga, perché vorrebbe dire una certa facilità di convergenza d'opinioni nel collegio cardinalizio e quindi anche una garanzia di buona partenza per il nuovo pontefice. la ringrazio davvero tantissimo della sua Prego, posso cortesia, aggiungere una ma piccola ci cosa? mancherebbe, prego. Questa è la croce pettorale che mi ha regalato il Papa. Infatti io l'ho inquadrata, Sabato, ecco, infatti la rinquadriamo ancora per i nostri. sabato scorso al mattino, Ah, beh. questa croce è una riproduzione in metallo normale, ma è una riproduzione di una croce antichissima che sta nelle grotte del Vaticano, proprio accanto al monumento che i primi cristiani fecero in fretta e furia sulla tomba di Pietro. Ecco, con questa bella notizia noi chiudiamo e ringraziamo ancora il Vescovo Diego Prego, Coletti. prego. Grazie della cortesia. Grazie, grazie. Saluto a voi, grazie.